Ciao a tutti di DApp e di Area Squonk Italia. Qui Mario Pigozzo Favero, autostrada. Dietro non mi si vede Cristian Agnoli. E invece probabilmente riusciamo a vedere Elisabetta Trevisan. Tra poco, per voi saranno pochi secondi, per noi un paio d'ore, saprete perché siamo qui, anche se forse l'avete già intuito dal titolo di questo video. Baci, a tra poco. E buongiorno, siamo finalmente entrati nel negozio di Svapodromo. Siamo con Deborah Costa e con Franco Monaci, i coniugi. Siete sposi voi? No. Non si poteva dire. Sì, avete fatto dei figli? Sì. Sì. E ancora? Sì, certo. Ah, in modo felice. In modo che felice. Gestiscono in modo felice Svapodromo. Esatto, sì. Come vi dividete il lavoro qui dentro, voi due? Ma allora, io gestisco tutto quello che è il negozio fisico, ok, anche il negozio online, però la testa dietro, insomma, tutti i prodotti più particolari è sua, quindi... È la tua responsabilità, Franco. Chiamiamola responsabilità, io la vedo come passione. Esatto. A noi piace moltissimo il nome Svapodromo, ne parlavamo prima. Dai, raccontaci come siete nati voi, come va e come nasce poi Svapodromo. Come Vapor ho iniziato nel 2011 circa, ricercando un prodotto che mi potesse far smettere di fumare. Sono finito in farmacia con le categorie breve durata del prodotto, una settimana, finito nel cassetto e sono ritornato subito a fumare. Poi da un giorno all'altro ho trovato un negozio in centro Monza che vendeva sigarette elettroniche, sembrava un negozio specializzato, sono entrato, ho fatto il mio primo acquisto, da quel giorno non ho più toccato una sigaretta, ormai sono quasi 6 anni praticamente che non fumo più grazie a questo. Nel giro di un anno la mia proposta era quella di iniziare un'attività, aprire un negozio. La meta era già stata stabilita a priori, doveva essere per forza Vedano all'Ambro e il nome sembrava giusto abbinarlo a uno degli elementi che contraddistingue questa cittadina, appunto l'autodromo di Monza. Da lì è stato semplice il passo, Svapo, con autodromo, Svapodromo. Da sempre, tutti e due, sì. Assieme in questo progetto. Esatto. Anche tu ex fumatrice. Anche io ex fumatrice, però devo dire che mi ha convinta lui, perché è stato lui proprio a portare il primo kit a casa, vabbè, il classico kit doppio, quindi a questo punto uno dà da me, provo anch'io, e ha funzionato. Eco 650, sì, sì, sopra sì. Il Phantom. Il Phantom, con Gloria. I primi aromi. E poi dopodiché subito, lui da subito, allora è uscito un nuovo prodotto, adesso subito, vado a prendere. Quindi
questa passione è proprio sin da subito. L'impressione che hanno quelli che vi vedono da fuori, no? Noi siamo degli appassionati alla fine, amiamo questo mondo, abbiamo un gruppo, insomma cerchiamo di fare del nostro meglio. L'immagine di Svapotomo e di non tantissimi altri shop in Italia è quella della qualità, di ricerca. Immagino esista anche l'entry level da voi, esistono magari dei vape che non hanno esigenze particolarissime dal punto di vista estetico, eccetera, però l'impressione è la qualità, la scelta oculata dei prodotti è frutta di passione e di ricerca. È sempre stato così, fin dall'inizio? Tocca a me rispondere perché sono io appunto quello che sceglie le bombe. Da semplice appassionato, perché io, il mio ruolo qua all'interno del negozio è l'appassionato che espone i propri pareri e prodotti a eventuali clienti. Continuo a essere ancora adesso un semplice appassionato, non sono un venditore da questo punto di vista, quindi tutte le cose che mi suscitano interesse, vedo in giro, scovo nei meandri della rete oppure mi mostrano altri appassionati, le devo provare. Quindi le acquisto come semplice cliente, li testo per un po' di tempo, ne trago pregi e difetti e decido quindi se contattare il modder per avere un prodotto da poter rivendere. Quindi subiscono tutti uno stress test abbastanza elevato. Qual è l'elemento che ti fa brillare gli occhi? Cioè tu dici, mamma mia, voglio essere un acquirente, quella mod e un potenziale poi, insomma, proporla a Svapotomo. Qual è la scintilla? L'originalità. L'originalità che non sempre va a pari passo con la semplicità d'uso del prodotto stesso. Però l'originalità deve essere l'elemento che mi fa scattare la scintilla. Deve essere un qualche cosa di differente, deve essere un materiale magari anche differente, piuttosto che una forma, un modo di poter aprire e chiudere il box, l'atom, ricaricarlo in modo particolare, una campana, un deck fuori dal comune. Devo provarlo. Molte volte è fallimentare la cosa, altre volte invece si rivela un successo, in quel momento lì allora decido di contattare per... Mi ha stupito un po' quel molte volte che hai detto, nel senso che siamo abituati a amare le mod, l'high-end, immagino si stia parlando di quello, diciamo, e tu hai detto, no, molte volte vengo deluso, quindi sfattiamo un po' di miti senza fare nomi, però ti succede spesso di essere deluso? Sì, perlomeno è una cosa molto personale, soggettiva. Magari altre persone potrebbero rimanere affascinate dalla resa o dalle prestazioni di un determinato prodotto. Io invece sono abbastanza pignolo e mi capita a volte di acquistare prodotti che comportano rigenerazioni troppo complesse, perdita di tempo, ricerca di settaggi al limite per avere una resa accettabile, box complesse nell'inserire la boccetta e tubicino non va a combaciare facilmente, ci si perde tempo, piuttosto che troppe filettature. Ho avuto anche box dove magari per togliere solo la batteria devo stare lì 5 minuti a svitare le filettature, non era necessario, è una perdita di tempo. Soluzioni magari anche posso dire innovative da certi punti di vista, come l'inserimento dei tubicini in metallo invece di silicone con le boccette. Sembra interessante come cosa, l'aveva introdotto la Pico Squeeze, se non mi ricordo male. Mi limita parecchio, mi limita la pressione della boccetta a metà e finisce che quando ho un terzo della boccetta non è più sconcabile. Insomma, tutte queste cose mi fanno desistere poi dall'avere il prodotto. Quindi non solo, mi pare di intuire, non solo l'estetica, la funzionalità ha un peso, daresti un peso a questi due elementi, l'estetica, cioè la folgorazione, che poi è sempre, quasi sempre estetica, e la sostanza, i contenuti? Beh, l'estetica, se mi conquista, non può tradire le aspettative. Una volta che mi è piaciuta, l'acquisto per quella. La funzionalità invece è quella che provo sul campo.
quella è celata, nel senso finché non ce l'ho in mano non mi rendo conto se effettivamente è pratico da usare un prodotto, da rigenerare, da ricaricare, e quelli sono, diciamo che l'estetica di solito non tradisce mai. Se mi piace è quella, può essere magari fatta meno bene di come risulta in foto, sono dettagli eventualmente, poi soprattutto se parliamo di prodotti artigianali come possono essere lavorati in legno, quant'altro, il difetto ci può anche stare. Concepisco magari meno su prodotti stampati o torniti con CNC da piena del Derrin, mentre invece l'aspetto tecnico del prodotto è quello che è sempre una sorpresa. Fatta la scelta di Franco dei nuovi device che piacciono, devono affrontare ancora diversi step. Prove questi device portati nel negozio, nel sito internet, e poi terza attività che svolgete, importante, è quella di distribuire per il mercato italiano alcuni prodotti, normalmente prodotti che andate a cercare all'estero. Esatto, sì. Parliamo anche di questa attività che è molto interessante e che vi ha fatto relazionare e confrontarvi con i vostri colleghi di Occidente. Allora, abbiamo cominciato proprio con Gus come marchio di distribuzione e devo dire che man mano proprio la richiesta è aumentata tantissimo, sono in tanti i vari negozianti che ci contattano per iniziare insomma ad introdurre qualche prodotto high-end e devo dire che praticamente tutti scelgono Gus, ok? No. E ci sta. Sì, devo dire che non è facile perché comunque noi teniamo tanto anche al fatto che ok, io ti do un prodotto di valore, vorrei sapere anche se tu hai intenzione comunque di alzare anche il livello, ecco, il livello del... Perlomeno ci sinceriamo che un negoziante che ha acquistato un prodotto di una certa fascia, che sia Gus, che siano altre marche che andiamo a trattare, non abbia il clone in negozio, perlomeno dello stesso prodotto, perché sarebbe quindi un po' controproducente. C'è tutto uno studio dietro, no? Certo. Mi contatta, vado a controllare magari anche solo la pagina Facebook, capire che cosa è che cosa tratta. C'è tutto un lavoro dietro. Poi siete anche molto attenti alla distribuzione e a garantire degli spazi per cui i vostri negozi si possano confrontare con il proprio mercato senza andare a far aprire e a fornire prodotto a negozi vicini, disturbando l'attività. Sicuramente. Perciò quella che è in altri settori la distribuzione tende all'alto. Essendo prodotti di un certo livello, quindi avendo anche un certo costo, sarebbe controproduttivo che due negozi vicini abbiano lo stesso identico mercato, lo stesso marchio, quanto comunque chi è deciso di investire una certa cifra è limitato il numero di persone che vorrebbe investire in determinate cifre, pertanto è inutile avere troppi negozi vicini con lo stesso prodotto. Una cosa molto divertente che un po' stupisce per l'idea che abbiamo noi in testa di alcuni mercati e persone, razzista come idea, voglio dire il greco e il polacco, che invece nel nostro mondo si sta dimostrando molto spesso come la persona più capace, i modern più bravi, validi che esistono in questo momento nel nostro mercato. E voi trattate con greci e polacchi da tempo e con soddisfazione. Sì, assolutamente. Ci troviamo bene, sono persone affabili, simpatiche, gentili, disponibili soprattutto, a differenza di altri soggetti che si possono ritrovare in tutta Europa, se non in tutto il mondo, nel nostro settore, non sono, letteralmente non se la tirano, non hanno bisogno di far desiderare il loro prodotto, si destreggiano velocemente con ordini, hanno una risposta istantanea, assistenza immediata, e questi sono dei valori che mi interessano per i prodotti che vorrei introdurre nel negozio.
se dovessi avere anche un prodotto ricercatissimo, ma l'assistenza latita, mi ritrovo che il cliente ha dei problemi e deve porre rimedio a questi problemi, poi deve lasciare la box in sospeso per 6 mesi, come ho visto capitare in più occasioni, tendo ad escludere il modder dalla scelta che offro. Ti metterebbe in difficoltà di fronte ai tuoi clienti. Mette in difficoltà e non è corretto comunque, perché l'investimento è stato fatto e si pretende che venga seguito quell'investimento di soldi anche nel tempo. Parlo di garanzie vitalizie, come magari può capitare, ci siano anche nel nostro settore, però mi si brucia il circuito, mi si danneggia il tasto, la vaschetta, si stoppa, cambia così. Ho riscontrato che tra Polonia e Grecia le persone mod che seguiamo sono tutti sempre super disponibili e rapidi. Tra l'altro ci vengono anche a trovare, quindi anche magari nelle varie fiere. Sono per loro scelta. Sono amici, poi diventano proprio amici. Molto spesso per loro scelta, senza invito né niente, vengono, hanno piacere a venire. Sì. Non tanto per il discorso fiera, anche proprio per passare le giornate. Ah. Sì, sì. Beh, li abbiamo visti molto disponibili, ad esempio a Verona, a raccontare il loro nox, il loro album. Persone che trovano il sistema. Sì. È stato molto bello potersi confrontare direttamente per vostro merito, grazie a loro, direttamente col prodotto, farselo spiegare da chi lo fa. Sì, sì. È un plus importante, certo. Dalle parole che abbiamo sentito finora esce un vostro ritratto come imprenditori, come appassionati di svapo e appassionati di un certo mondo che è quello dei modder e delle cose fatte a mano, insomma, che se poi il CNC entra a volte anche in modo prepotente. Ecco, vi chiedo uno sforzo di astrazione. Riuscite a tracciare le linee, a fare un piccolo ritratto del modder tipo? Cioè, quello che vi siete fatto voi come mondo del modding, un ritratto? E se c'è una differenza tra il modder italiano e magari quello non italiano? Non so se sia una domanda tendenziosa, però... forse un po' difficile anche come domanda. Un ritratto tipo non c'è, si va da un estremo all'altro, va dall'amicone con cui esci a bere una birra, che ti sottopone idee originali o meno che siano, però torno a dire disponibile in tutto e per tutto, al soggetto che magari tende a montarsi un po' la testa e diventare un'icona astratta, priva di corpo, un personaggio impossibile da contattare, da raggiungere anche semplicemente via chat, via mail, personaggi che appaiono raramente come se fossero dei VIP, ecco, questi soggetti tendo ad evitarli per un discorso di... Confermo, siamo della stessa idea. Il modder che mi piace e che ci piace è comunque prima di tutto un appassionato del settore, che lo deve essere, e poi dopodiché è sicuramente una persona molto precisa, okay? Che mette precisione nella sua passione, quindi in quello che crea, in quello che fa. Deve potersi affrontare costantemente con i suoi clienti, nonostante abbia magari un punto di vendita dei suoi prodotti, possiamo essere noi o un altro negozio. Essere sempre presente. Siamo in una fase, probabilmente, nel nostro settore, che ancora non è maturo, in cui manca una parte di organizzazione, manca soprattutto l'attenzione al customer service, o comunque quello di creare un'azienda autonoma. Molto spesso sono delle persone singole, accompagnate da qualcuno che li aiuta, che ancora non hanno creato una bella azienda. Siamo ancora molto indietro per ritenere un settore a tutti gli effetti. Sono troppo improvvisati, troppa gente che da un giorno all'altro diventa commerciante, diventa modder con pretese anche elevate, senza alcun merito, e questo in alcuni casi può danneggiare in generale. Dimentichiamo per un attimo il mondo dei modder.
e andiamo a pensare a quella che è la distribuzione di un negozio, potrebbe essere anche il sito, di prodotti high-end, ne abbiamo appena parlato, di prodotti molto basici, con una differenza di prezzo spesso abissale. Assolutamente. Esiste una fascia intermedia, un mid-level, al quale si sta facendo il roll-up? Mid-level è un po' brutto come termine. Brutto. Nel senso che rende il prodotto una via di mezzo. Non hai il prodotto di nicchia, ma non hai neanche l'entry-level. Secondo me è un po' bruttino da utilizzare. Diciamo che ci sono prodotti più abbordabili nonostante siano di modder e quindi possiamo ritenerli ugualmente high-end quanto può essere la box da 800 euro. Sì, ci sono. Dipende sempre dalla serietà con cui lavora il modder in questo caso. Ci sono prodotti che durante la produzione hanno dei costi di un centinaio di euro e il modder va a marginare il giusto, calcolando anche eventuali possibilità di errore, quindi prodotti che rientrano, su cui non può andare in perdita giustamente, perché se no non potrebbe campare, e si affacciano poi al pubblico a prezzi ragionevoli, che possiamo definire prezzi mid-level, ma non prodotto mid-level. Certo. Non può mancare la domanda sui social network, nelle nostre interviste c'è sempre. Io ho la mia idea che insomma non è importante oggi, ma mi interessa la vostra. Esiste un mercato che si è riversato su Facebook? Esiste una violenza del media che in qualche modo condiziona umori, pulsioni, desideri anche nel mercato high-end? Qual è la vostra visione di social e in che modo usate i social, sia come utenti che come titolari di una pagina? Allora, sì, una parte del mercato, ma un'infinitesimale parte del mercato è sui social, che siano Facebook, che siano anche forum esterni, che siano pagine private di soggetti, di model, vogliono condividere, è una parte infinitesimale. Lo svapo non è l'high-end, non è il mid-level, non è l'entry-level. Lo svapo nasce come soluzione per chi vuole smettere di fumare e il mercato lo fanno questi soggetti. Il fatto che sfoci poi in passione o in collezionismo rimane di nicchia e resterà di nicchia. Bic venderà sempre più penne di Montblanc, da sempre. Problema che possono causare social e media in generale è una distorsione, non sempre positiva. Si può arrivare a condizionare le persone sul funzionamento di un prodotto al punto che possa essere considerato sbagliato, dannoso in altri casi quando i media devono aggredire il settore del vaping, come invece possono condizionare la gente a convincersi che quel prodotto sia ideale per loro senza che il cliente l'abbia mai neanche avuto in mano per poter giudicare. Quindi viene distorto parecchio il mercato dai social e dai forum. Però è sempre divertente farne parte perché si carpiscono un attimo le mentalità, i modi di proporsi degli utenti, il modo di ragionare, la volontà di apparire a volte, perché anche nel nostro settore l'utente tende a volersi mettere in mostra o con il box o con gli atomizzatori o anche semplicemente continuando a fare post per attirare attenzione e diventare un riferimento per altri soggetti. Ma diciamo che io lo utilizzo proprio per parlare con i miei clienti. Okay. Quindi messenger anche. Sì, anche. Per me i clienti sono la parte più importante, la prima cosa, quindi non ci sarebbe svapodromo se non ci fossero anche i nostri clienti. Quindi per me sono sempre la cosa più importante, poi tutto il resto. Sarà che lavoro nei negozi comunque da 10 anni e la prima cosa che mi hanno insegnato a 18 anni è stata proprio la prima cosa, Deborah, il cliente.
qui vedo, tra l'altro è la nuova sede, no? Non l'ho visto la prima, però ci sono degli spazi che ci dicono di una possibilità di centro di aggregazione, no? Quindi esiste anche questa dimensione con i vostri clienti, con i vostri, con gli acquirenti, no? E quindi fermarsi, fare delle chiacchiere, vedo delle play, sono delle PlayStation, sì. Ok? Quindi esiste anche questa, questa dimensione ludico-aggregativa all'interno di Slapog. Certo. Noi, il cliente quando viene deve sentirsi un po' a casa, deve condividere una passione, non per forza deve entrare per il mero bisogno di acquistare qualche cosa, anche solo per scambiare quattro chiacchiere, informazioni, idee su settaggi, in questo caso se si tratta di rigenerabili, su idee su liquidi e quant'altro, si prova, si gioca, ci si siede i tavolini, si ha la possibilità di bere qualche cosa nel frattempo oppure passare dei momenti di svago con la PlayStation, insomma, un po' come essere a casa. Proprio perché il cliente sempre diventa amico. Questo non succede spessissimo in tabaccheria, o no. Era un pensiero così, volevo condividerlo. Ma perché onestamente tu mi hai trovato un tabaccaio appassionato di sigarette che propone al cliente questa marca perché magari prova le Virginia è disaltato, guarda il pacchetto, la confezione, l'organico, esatto. La miscelazione, la percentuale. Non la vedo, ancora mi dicessi magari un negozio che vende pipe, ecco. O tabacchi sfusi, quindi sempre di solito correlato a pipe. Magari sigari, magari lì ci può essere l'appassionato, ma il tabacchino di per sé non lo vedo come una persona felice di fare quel lavoro. Vabbè, stiamo parlando di tabaccaio. Questo, poi in questi giorni non possiamo esimerci di parlare di quello che sta succedendo, che succederà a noi come settore. Le nuove limitazioni, le tassazioni. Possiamo non chiedervi cosa pensate in questo momento, di quello che succederà a voi, di quello che potrà succedere ai vostri amici negozianti, i colleghi e anche a noi consumatori. Allora, noi pensiamo positivo, ok? Sarà che siamo nel campo da qualche anno e quindi ne abbiamo già vissute anni fa, non tantissimo. Quindi noi continuiamo a pensare positivo. Speriamo comunque in una rimodulazione di questa imposta. Con questa convinzione. Che ci sarà una convinzione. Ma soprattutto, allora, da una parte siamo contenti se mettono delle regole. Normassero una volta per tutte, sì. Anche se è un'utopia, perché sappiamo che nel momento in cui tu dai una mano, porgi una mano allo Stato, nel breve ti chiederà il braccio, funzionerà sempre così. Nel momento in cui riusciranno effettivamente a scamparla con un'imposta accettabile, principalmente per l'utente finale, per il consumatore, perché è quello che conta, la catena parte dal consumatore, non dal produttore, sono più che convinto che nel giro di altri due anni lo Stato troverà il modo di dire questa imposta non è più sufficiente e da lì... La rivediamo. Sì, è sempre così, è sempre stato così in qualunque settore. Essenziale comunque è normare per evitare uscite come quello avuto dall'onorevole Vicari, dove si accusava l'intero settore di evasione, di non essere a norma, quando in realtà noi norme chiare le abbiamo sempre avute, ci sono fior fior di leggi, anche una europea che è la TPD, che è norma settore, ci sarà sempre il furbo di turno che preferisce raggirarla. Sono casi isolati, ma sono casi che ci sono anche in tutti gli altri settori. Più di così noi non possiamo fare. Se non interviene lo Stato, le forze dell'ordine o quant'altro a ridimensionare questi eventi negativi, non si può dare la colpa all'intero settore. Ecco, questa è l'unica cosa che magari mi ha un attimo colpito e offeso di tutta la vicenda. C'è un grande dispiacere. Sì, il fatto che questo è il fatto che venga ritenuto un ausilio utile per la propria salute. Qual è l'interpretazione?
veramente italiana. Noi siamo sempre, dobbiamo sempre fare diverso da qualunque altro stato, dobbiamo sempre distinguerci in qualunque cosa, anche nelle interpretazioni che vogliono dare, in questo caso al debito. In Inghilterra viene fornito il ticket da parte del governo per il primo acquisto, affinché uno possa avvicinarsi allo swap e smettere di fumare. In Italia invece ti mettiamo un'imposta in modo che sia più difficile approcciare lo svapo rispetto al fumo. Ultima battuta, poi passiamo a cose più divertenti, no? Quali sono gli aspetti che ti fanno pensare, prima hai detto sono certo, no? A una rimodulazione della tassa? Perché la legge è passata e tanti baci, la legge è quella, no? Non c'erano tanti dubbi intorno alla questione, ma una rimodulazione di questo 3,8 più IVA o 3,9 più IVA più IVA. Okay. Oh, no, scusami, ogni 10 ml. Ogni 10 ml significa da 7 euro a 12 circa. Cosa più, perché io ho sentito versioni qua e là, insomma, anche io giro in Facebook, che dicevano: noi siamo sicuri di una rimodulazione su 0,60, 1 euro al massimo ogni 10 ml. Questa sarebbe una. Certezze non ce ne sono. No, infatti. Ribadisco, siamo in Italia e di certezza c'è solo la morte. Di okay. Certo c'è solo la morte. Anche. Beh, così, però magari hanno più certezze per altre cose, da noi è rimasto solo quello. Il discorso della rimodulazione, perché proprio perché siamo in Italia sappiamo come lavorano, okay. Come lavorano gli onorevoli, come lavora lo Stato, come lavora il governo, come lavorano gli enti preposti, funziona così, si cerca sempre di proporre un qualche cosa di sostenibile per arrivare a qualche cosa di sostenibile che in realtà, se fosse stato proposto sin dall'inizio, non sarebbe stato accettato o non sarebbe stato applicabile. Quindi si spara alto per arrivare sempre a un compromesso. Questa è la mia idea di possibilità di rimodulazione. Parliamo adesso del cuore, del nostro cuore, nel 51, del bottom feeder. Quanta parte delle vendite e dell'interesse da parte dei nostri clienti c'è l'IBF nella Vespa Polo? Allora, ultimamente sta aumentando tanto, quindi direi un 50%. Sono sicuro importanti. Lo chiedo a tutti e due, invece, ed è una domanda che è questa che noi ripetiamo spesso. Come immaginate cosa desidererete da una nuova battuta? Nuove frontiere possibili e desiderabili. Se sapessi cosa immaginare, ci sarebbe. Cosa vorrei? Vorrei niente, vorrei che continuassero così gli attuali modder, proponendo sempre soluzioni stilistiche, perlomeno innovative, o in alcuni casi, come i ragazzi di Original Moddog, anche soluzioni tecniche innovative. La boccetta di Original Moddog, secondo me, è una tra le boccette più belle e meglio riuscite, magari migliorabili sotto alcuni punti di vista, ma ad oggi in commercio. Inserimento rapido, sgancio rapido con la sua linguettina, possibilità di chiudere quindi metto in tasca senza che perda minimamente, è un ottimo passo in avanti. Quindi cosa vorrei? Che continuassero così a proporsi con idee innovative senza fossilizzarsi su uno standard che magari è 30 e 30. Vi siete fatti un'idea delle nuove batterie? Delle 2700, delle 2600? Allora, l'idea c'è, il mercato non ancora, ma questo è dovuto alla carenza del prodotto. Tutti erano in attesa di una Samsung 21700 ad elevate prestazioni che non è ancora commercializzata a tutti gli effetti. Si trova qualche esemplare in America a prezzi folli e nel momento in cui queste batterie prenderanno piede, saranno distribuite e quindi rivendute, potrebbe essere un'alternativa più che valida alle attuali 18650. Non farà la felicità di chi è alla ricerca della box microscopica, chiarissimi, perché le misure cambiano, se aumenta di mezzo centimetro la batteria deve aumentare di mezzo centimetro anche la box. Da quel punto di vista, per me è irrilevante. In compenso ci sono prestazioni di tutto rispetto, durate anche raddoppiate, quindi per raddoppiati, amperaggio di scarica più elevato, sia costante che di picco, tutto a favore di chi magari utilizza il meccanico.
però dobbiamo aspettare. Al momento sono veramente pochi prodotti, poche possibilità di scelta e il cliente ovviamente si stufa rapidamente. Sembra non esserci più box che va bene. Esatto. In questo momento. Esatto. Questa è la cosa strana. La proposta c'è, manca la merce, il sangue. Esatto. E il cliente ha fermato probabilmente per questo. Assolutamente. Il BF, per come lo vedete voi, per come lo vivete qui dentro, può essere l'esordio per un ex fumatore che vuole levarsi le sigarette e cominciare con la sigaretta elettronica. Il BF, in qualche caso, non so, magari la mitica, intramontabile, Pico Squeeze o qualsiasi altra BF, può essere la prima sigaretta elettronica o magari la seconda, terza? Seconda, terza. Per prima è un attimo difficile, non tanto il concetto di bottom feeder quanto il discorso di rigenerabile. Lato. Perché un bottom feeder non rigenerabile, a parte un caso di un prodotto che era stato realizzato, altri non ne conosco. Pertanto chi si affaccia a questo mondo per smettere di fumare di sicuro non può essere introdotto ai rigenerabili di punto in bianco. Cerca qualcosa di pratico, semplice, magari, ripeto, non solo il discorso dei rigenerabili, ma anche il fatto di dover estrarre una boccetta, riempirla, reinserirla, evitando che si sporchi perché magari non ha la manualità o non ha ancora chiaro il concetto di funzionamento del bottom feeder, non sono gli elementi che potrebbero farlo desistere dal fumo. Assolutamente. Bottom feeder nasce quindi come un prodotto già di evoluzione. Assolutamente. Qui la rigenerazione è data dal presupposto. Nel 99% dei casi, sì. Per ora sì. Bene, ci piace tornare, prima di salutarvi, a un elemento che non c'entra con lo svapo, ma c'entra con l'aggregazione. Qui a Svapodromo si creano dei momenti di aggregazione. Che musica gira qui dentro? Non abbiamo un'identità musicale. Io sono un appassionato di musica da sempre. Ho fatto DJ, ho fatto produzioni discografiche, quindi non ho un genere musicale che prevale. Pertanto può essere che una settimana ci sia musica anni 80, una settimana sia rock, una settimana sia dance, in base alle mie sensazioni. Quindi io impongo la tua giornata musicale. Esatto. Io ho una domanda personale invece, che è un po' strana, e parlo a Deborah e Franco come compagni di vita. Il lavoro ve lo portate pure a casa? Assolutamente sì, e fino ad orari improponibili, anche durante quella mezz'ora di pranzo, quindi sì. Andiamo avanti, perlomeno io, col discorso modder oppure clienti esteri, anche fino alle 2-3 di notte a volte a rispondere. Il fatto è che se non si risponde, poi si passa per coloro che ignorano l'utente e quindi si viene penalizzato. Insomma, una coppia solida. Assolutamente. Una coppia solida, nonostante questo lavoro che vi appassiona. Che poi vi assicuro che anche fuori da qui, cioè fuori dall'intervista, c'è il sorriso. Quindi vuol dire che mi piace anche portare il lavoro a casa. Sì, sì, i coltelli li abbiamo lasciati in macchina. Ok, con questo vi salutiamo. A tutti di Area 51 e di The App, da Mario Pedozzo Favero, Franco Monaci e Deborah Costa e Cristian Agnoli. Ciao, ciao, presto a tutti.